Amici del ciclismo, buonasera, Bici Monamur in rigorosa diretta per parlare del ciclismo abruzzese, del ciclismo nazionale e internazionale con il nostro solito parterre di ospiti. Un saluto a Danilo Cinquino in regia, Diego Martelli alla telecamera e chiaramente un saluto a Paolo Durante che è il virgolette proprietario di questa trasmissione. Beato Paolo, le sue meritate ferie, quindi per due settimane sarete con me, poi tornerà Paolo Durante. Io intanto saluto Alessandro Spezialetti, direttore sportivo dell'Androni Giocattoli Sidermec. Ciao Alessandro, buonasera, grazie buonasera per aver accettato il nostro invito. Antonello Tirabassi, appena vinto la maglia tricolore categoria M2 buonasera a Legnano, team Levante. Ciao Antonello, grazie per anche a te per aver accettato il nostro invito. Non può mancare l'amico, il nostro Maurizio Formichetti. Ciao Maurizio, buonasera. Buonasera. Ben ritrovato. Ti troviamo in formissima con qualche chilo in meno. Come prima. Un po' ti testerò. Allora, cominciamo un po' a vedere il panorama del ciclismo tra i professionisti, perché soprattutto andiamo da Alessandro subito, in casa Androni Sidermec, insomma Adriatica Ionica, prima edizione, tante squadre Pro Tour, livello altissimo, ha vinto Ivan Sosa, Androni Sidermec. Complimenti Alessandro, ogni anno grazie, tirate fuori un talento, Bernal, Sosa, il lavoro è quello giusto. Il lavoro è quello giusto, abbiamo un grande team manager come Gianni Savio che non scopro io oggi, quindi un paio d'anni che siamo sempre sulla buona strada con i corridori colombiani e non, e abbiamo già qualche altro giovane per il prossimo anno. Avete già qualche giovane pronto per il colombiano o italiano? Costaricense. Costaricense, che non è Carapaz. No, no, è Carapaz, ma si chiama Kevin Rivera, che è un buon giovane, anche Rivera? Lui Rivera. Okay. Sì, ogni cognome ha la sua storia. Anche lui ventenne, un ottimo scalatore, deve ancora imparare tanto, però sicuramente da fine anno in poi si potrà vedere su strada qualcosa di lui, ecco. E in più sarà una pedina importante per noi da far crescere il prossimo anno insieme a Sosa. A che farà il prossimo anno? Perché Bernal è esploso e il Team Sky ve l'ho subito portato via, pagando, ci mancherebbe altro. Sosa? Ma Sosa sicuramente resterà con noi, ha un contratto di altri due anni con il team, quindi non credo che la Sky arrivi e porti via Ivan. Poi se questo dovesse accadere, ben vengano gli Sky, ben vengano i Trek, ben vengano tutte le altre squadre, ma sicuramente siamo ben corazzati e credo che almeno per un altro anno il corridore resterà con noi. Secondo me un piccolo rimpianto lo dovete avere per il Giro d'Italia, te ne parlavo a microfoni spenti, ma poi analizzeremo tanto la Corsa Rosa che è terminata in chiave abruzzese con Giulio Ciccone, con quello che sarà il 2019, perché io so che già Maurizio sta lavorando per il 2019 sul Giro d'Italia. Vado in ordine, primo giro con i nostri ospiti. Antonello, ti faccio i complimenti perché eri portato in Abruzzo, lo avevi fatto tu, lo ha fatto per una squadra abruzzese Alfonso Derrico, che saluto Alfonso, l'ha fatto Azzurra Dintino tra le donne per il team GoFast, la maglia tricolore che tra un po' ti verrò a prendere, ma non a rubare, puoi stare certo, tranquillo. Flash, raccontaci questa giornata di Legnano. Niente, è stata una giornata, parte Legnano è di una bellezza e incantevole. Poi percorso prevalentemente in pianura, dove presentava in 110 km, 22 km a giro, praticamente prevalentemente pianeggianti. Come l'hai vinta? L'ho vinta perché ascoltando, diciamo, i consigli dell'amico Alfonso Derrico, giustamente mi ha detto: Antonello, guarda che... Guarda un po' che sorpresa ti abbiamo preparato. Eh sì, questa era la volata che io poi, ecco, lui ha alzato le mani, ma l'arrivo già era e niente, siamo arrivati lì proprio sul... Ah, quindi al photo finish hai vinto? Al photo finish, siamo arrivati proprio lì pari pari, diciamo. Faccela rivedere Danilo, perfetto, guarda un po' qui, ecco, rivediamola, perché queste sono cose che ogni tanto succedono nel ciclismo, c'è chi alza le braccia. Io mi sono fermato e poi lui ha alzato, però ormai, ecco, era andata, lui... Tu ti eri accorto di aver vinto e hai dovuto aspettare il... No, no, perché, anche perché lui comunque era del... lui è di una categoria, era più giovane di me, è un ragazzo dell'Elite Sport. Ah, ok, quindi comunque non è stato influente. Niente, io ho corso, ho fatto tutta la gara all'attacco perché giustamente avevo il compagno di squadra Lucio Marinacci che doveva giocarsela in un eventuale arrivo in volata,
E quindi Alfonso mi ha detto: guarda, Andone, giocala all'attacco, perché in 110 km molto probabilmente dovranno uscire allo scoperto anche i velocisti. Tu avrai sicuramente la possibilità di portarla a termine, vediamo un po'. E io ci ho provato fino alla fine, fino all'ultimo giro. Ho guadagnato fino a 1 minuto e 30. Poi il gruppo si è rifatto sotto, perché c'era Manuel Fedele, Minichino della Falasca, che giustamente optavano per vincere la volata, e io invece sono stato più caparbio fino all'ultimo giro. Avevo 5 secondi, ci ho riprovato ancora e niente, siamo arrivati in una volata ristretta. Anche con te, Antonello, ne parleremo diffusamente nel corso della trasmissione. Primo giro con Maurizio Formichetti, che è tornato tra noi comuni mortali dopo un duro allenamento sui Pirenei spagnoli. Bentornato Maurizio. Non so se hai saputo che il Milan è stato escluso dalle coppe europee, ma oggi parliamo di ciclismo. No, io ho seguito tutto, l'area di Gaionica, Hai seguito tutto? Sì, ho seguito tutto. Che ci dici? Dacci qualche novità, dacci subito uno scoop di inizio serata. No, io... prima avete parlato di Sosa, a me mi giungono altre notizie, che Sosa può darsi che il prossimo anno vada in una squadra World Tour, però... vediamo che dice Spezialetti. Siccome Alessandro è il suo direttore sportivo, io credo a ciò che mi dice... Aspetta, perché inizia subito questa, come piace a me, questo passarsi la palla. Vai, Alessandro. Ma adesso è troppo facile parlare di squadre World Tour, di Ivan Ramiro Sosa. Di Ivan si poteva parlare anche 20 giorni fa o all'ex Giro del Trentino. Ovviamente ci sono state squadre che l'hanno chiesto. Credo che alla fine di tutto Ivan resterà con noi almeno per un altro anno. Sarà la nostra pedina il prossimo anno al Giro d'Italia, e quindi credo ciecamente che resterà con noi. Poi se arrivano le squadre World Tour è normale. Come con Bernal, può succedere per Ivan, però vi ricordo che il ragazzo ha ancora 2 anni di contratto. Maurizio, ti aveva subito stoppato Alessandro. Beh, io ripeto, ho delle notizie che... io non ho detto che sì, io ho detto che ci può essere una prospettiva. Qual è la squadra Pro Tour che secondo te è interessata? Non la so, la squadra Pro Tour quale può essere. Non fare il diplomatico, dai. No, non la so, sul serio, mi è stato solo e semplicemente riferito da... La Trek, quella in vantaggio più di tutti. Però alla fine, al momento è la Trek, però non dovrebbe fare scherzi. Non dovrebbe andare da nessuna allora, parte. Allora, avete toccato il tasto Ivan So. Vai Maurizio. No, se mi fermi, volevo fare una domanda. Io ho seguito su internet la gara, sui giornali. Mi rappresenti un po' la gara di Giulio? Perché io poi ho parlato con lui la sera della tappa e non l'ho visto tanto, non l'ho sentito tanto contento. Qual è stato l'errore di Giulio? Presunzione, voglia di attaccare, non ha considerato bene Sosa, che lui conosce benissimo. Ma presunzione, Giulio ha fatto, io con Giulio avevo parlato già la mattina facendo anche 2 battute con lui. È stata una giornata che in tanti volevano portare a casa. Noi eravamo sulla carta insieme a Giulio e qualcun altro, eravamo i favoriti con Ivan. E niente, parlando in tanti si erano prefissati che sia Ivan che Giulio e qualche altro corridore si potevano giocare questa vittoria. Alla fine sono rimasti 5, 6 e poi ha provato Giulio a rompere un po' le acque e alla fine ha trovato Ivan, che ne aveva un po' più di lui, ecco. Non è che ha fatto nulla di male, ci ha provato, è andata male per lui e nulla, dai. Maurizio, ti sto per chiedere di Giulio, perché hai tirato fuori tu il discorso ciclo mercato, sta per arrivare il 1 agosto, ovvero manca un mese per i trasferimenti ufficiali. Ti chiederò chiaramente qualcosa su Giulio, però per restare al tema Sosa, io vorrei chiedervi ad Alessandro e a te Maurizio se, ritornando a questa giornata qui, che è la giornata di Campo Imperatore, insomma, se al posto di Masnada ci fosse stato Ivan Sosa, come andava a finire quella tappa? Alessandro, Maurizio.
Per me andava a finire come andava a finire per Fausto, non cambiava assolutamente nulla, anche perché Fausto è un grandissimo corridore, non è, certo, ci non è molto lontano da Ivan, sono due corridori leggermente diversi, l'altro più passista scalatore contro Ivan che è proprio uno scalatore, quindi Fausto si è giocato le sue carte, è andata male, ricordiamo ancora il discorso della Stana che si è messa a fare... provato a fare la gara con Lopez e quindi alla fine è andata come è andata, però se ci fosse stato Ivan sarebbe stata la stessa cosa, anche perché aveva sulle gambe 220 km di fuga, quindi sarebbe cambiato poco. Secondo me per noi cambiava un pelino se Ivan fosse stato con noi la prima settimana, allora sì, potevamo sperare in qualche arrivo in salita tipo l'Etna, Montevergine, cambio impero. Ma cambio imperatore, sai, già iniziava a essere la decima tappa, Ivan ha 20 anni, non è ancora, deve maturare, deve crescere, deve imparare ancora un po', quindi va bene così, è andata come è andata, noi non ci possiamo rammaricare di nulla su questo Giro d'Italia, abbiamo dimostrato che meritavamo di farlo ed è stato un giro per noi alla grandissima. Ecco Maurizio, passiamo dai grandi campioni del Giro a me e te che andiamo su Arrigo Bianco. No, volevo, tornando un attimo alla tappa di Campo Imperatore, Masnada era nel gruppo dei fuggitivi, poi ha fatto questo attacco sulla salita di Santo Stefano che porta alla piena di Campo Imperatore. L'avete istruito voi dall'ammiraglio, è stata una sua scelta, anche perché io ero in macchina poco avanti ai fuggitivi e sulla salita di Campo Imperatore ho visto un Masnada veramente in difficoltà, a un certo punto ha quasi zizzagato sulla... o non si aspettava la durezza degli ultimi 4 chilometri, non lo so, ti faccio questa domanda. Ma devo dire che l'ultimo tratto di Campo Imperatore è tutto controvento, Maurizio, lui ha provato, ne avevamo parlato, poi era una buona condizione, gli altri collaboravano a singhiozzo, abbiamo provato ad attaccare sperando che qualcuno andasse con lui, alla fine nessuno è riuscito a stare con lui e abbiamo Mi provato che fino... abbia tentato di prendere la sua cosa. C'è stato, se non ricordo male, per poco a ruota di Fausto, sì. Quindi non abbiamo nulla da recriminare, è andata così, bene, dai, ci rifaremo il prossimo anno. Maurizio, noi abbiamo visto tante immagini di Giulio Ciccone, abbiamo visto la vittoria al Giro dell'Appennino, abbiamo rivisto la vittoria di Sestola di qualche anno fa al Giro d'Italia, insomma ci puoi dire dove andrà il 1° agosto Giulio se lascerà la Bardiani? Ma Giulio dopo... Allora, Giulio lascerà la Bardiani perché a questo punto si è capito. Quasi sicuramente lascerà la Bardiani, ha 5-6 proposte da squadre World Tour e lui sta decidendo insieme al suo procuratore. La stessa di Sosa? Ma io... è una di quelle che lo vorrebbero. Ti posso fare il nome della Stana, ti posso fare il nome della G2R, ti posso fare il nome della Trek Segafredo, possiamo dire come della per Sosa, come per Sosa Trek favorita in caso di? Ma guarda, io per un giovane, adesso non so se Alessandro è d'accordo con me, nel panorama ciclistico professionistico uno che mi dà fiducia nella gestione dei giovani è Guercilena. Di conseguenza, se io dovessi essere io a scegliere, sicuramente sceglierei Guercilena, Trek Segafredo. Alessandro, che ti consiglieresti a Giulio? Ma sono d'accordo con Maurizio su Guercilena, anche se a me, io ho un punto debole per la Quick Step, però va benissimo anche se fosse la Trek Segafredo di Guercilena. Quick Step perché? Ma perché la vedo una squadra solida, determinata, riesce a prendere dei giovani giusti e il tempo di farli maturare riescono a vincere grandissime gare. Perché magari Jungels a parte non ha l'uomo per le grandi corse a tappe. Ma l'ha avuto fino all'anno scorso Daniel Martin, quindi... Ma loro sono una squadra prevalentemente corse di un giorno, corse in Belgio, classiche e quant'altro, quindi non si può voler tutto dalla vita. Chi è in Abruzzo il nuovo Alessandro Spezialetti?
in Abruzzo è difficile? Ma no, non dico che è difficile, ci mancherebbe, ci sono corridori, speriamo che qualcuno arriverà e possa fare quello che hanno fatto, non solo, non dico Spezialetti, ma altri ex ciclisti tipo Di Luca e quant'altro. Maurizio, prima di tornare da Antonello con il campionato italiano di Legnano, chiaramente Alessandro è stato chiaro, ti ha risposto sulla tua, virgolette, provocazione, o meglio sul tuo rumors per quanto riguarda Sosa, però visto che tu sai un ruolo definito in organigramma per la Nippo Vinifantini Europovini, ti vorrei chiedere qual è il vostro programma per il futuro. Ma il nostro programma per il futuro... I risultati non sono arrivati quest'anno, questa no, è fuori discussione, bisogna essere corretti, perché Androni e Bardiani sono stati nettamente superiori. Sì, purtroppo devo dire che i risultati che speravamo non sono arrivati. Abbiamo creduto e puntato molto su Damiano, che sabato farà la sua ultima gara, sperando che ci potesse dare un qualcosa al Giro di Svizzera o anche al Tour d'Alpe, così non è stato. Cuneo ha smesso di fare il corridore, secondo me, quando ha saputo di non fare il Giro? No, secondo me lui già aveva smesso mentalmente di fare il corridore. Anche oggi sulla Gazzetta dello Sport Uriba dice che aveva deciso da tempo di smettere. È normale che la squadra va potenziata e va gestita anche in altro modo. Notizia di questi giorni nei vari campionati nazionali che si tengono in giro per il mondo che Edoardo Grosso ha vinto sia la prova a cronometro della Romania che la prova su strada. Non può bastare però. Ma non può bastare, no, anche perché le vittorie eclatanti, se possiamo dire, è stata quella di Cune, che dopo tanti anni ha vinto una gara all'estero dove si arrivava a 4.000 metri di altezza. E Canola purtroppo era il nostro corridore di punta, ha avuto una flessione subito dopo la Tirreno Adriatico, però si sta riprendendo e lui sicuramente punterà ad avere un ruolo insieme ad altri che aspirano a vincere il campionato italiano. Io ho creduto molto e ho puntato molto su Filippo Zaccanti perché me ne hanno parlato bene, come un corridore che può dare molto in salita. Il Giro di Svizzera finalmente si è visto, però il ragazzo ha 20 anni e deve crescere. Altri corridori non hanno reso per quello che dovevano, tipo Santoromita, Marangoni, lo stesso Marangoni, però è normale che io non... Anche Lobato. Anche Lobato è stato sfortunato perché le prime gare che ha fatto e si è classificato sempre avanti con i migliori, poi purtroppo è andato a fare la 4 giorni di Dunkerque, ha rotto 3 costole e una clavicola, è normale che ci vuole tempo per riprendere. Io mi auguro che per le corse italiane di agosto-settembre possa dire la propria. Senti, ma il ruolo di Gabriele Marchesani, perché io Gabriele me lo ricordo con la GM Europovini molto presente mediaticamente, non dico lo vedo un po' assente, ma non mi sembra il Gabriele Marchesani che aveva scalato il ciclismo fino all'anno passato. Ma questo non te lo so dire, lui è uno dei maggiori sponsor di questa squadra, ha voluto fortemente che Tizza passasse con questa squadra, con questo team, e devo dire che il ragazzo si è ben comportato. È stato sempre nei primi posti, ha sfiorato una vittoria al Giro del Limburg, all'Amstel è stato in fuga per circa 200 km. È un ragazzo che a me piace molto perché è abbastanza serio, un ragazzo serio. Il perché o il per come lui non abbia partecipato, so che ha avuto tantissimi impegni da imprenditore, sta lavorando molto in Spagna, sta facendo degli accordi qui in Italia, di conseguenza ha poco tempo per seguire la squadra, così come ha poco tempo per seguire la squadra lo stesso Valentino Sciotti. Valentino penso che abbia partecipato alla partenza di Penne e sicuramente andrà al campionato italiano anche per salutare Cuneo. Di conseguenza lo sponsor più che altro è uno che partecipa con il proprio impegno economico alla gestione della squadra. È anche vero che sicuramente entro il mese di luglio, metà luglio, la squadra dovrà comunque fare un salto di qualità da un punto di vista di corridori, perché penso che altrimenti l'invito al Giro non arriva dal punto di vista dei meriti sportivi. Magari potrebbe arrivare se si dovesse aprire, poi magari domani chiederai a Vegni, perché so che sarete premiati a Sulmona.
Se dovesse arrivare una politica di wild card solo alle squadre italiane, allora sì, ma per meriti sportivi bisogna essere onesti. Meriti sportivi... Androni e Bardiani sono superiori. Sì, è vero questo. L'Androni l'ha dimostrato l'anno scorso vincendo la Coppa Italia, ma anche quest'anno è da febbraio che loro sono sempre sul pezzo e stanno lavorando bene. Prima Alessandro ha parlato di Gianni Savi, una persona squisita, io ho avuto il piacere di conoscerlo e di essergli amico. Lui era imprenditore nella vita normale e imprenditore nella vita ciclistica, e oggi, come nel calcio, se sei un grande imprenditore nel ciclismo puoi andare avanti, se no altrimenti si fa fatica. Dici un nome che state cercando dal 1 agosto per il prossimo anno, Maurizio? Ma guarda, io ultimamente non ho, ci sono delle trattative con qualche corridore. Un nome che ti piacerebbe portare in maglia? Ma è un nome che mi piacerebbe portare, concreto. Lo sto dicendo da tanto, anche se oggi è uscito sul giornale che qualcuno sta trattando, è Dario Cataldo. Però Dario ha un contratto biennale con l'Astana e non penso che lui decida di venire a correre con Lavini Fantini, ma come non correrà nemmeno con qualche altra squadra. Lui ormai è in una dimensione mondiale, credono molto in lui. Al giro del finato ha vinto la maglia del miglior green pair. Ha sfiorato la tappa per un secondo. E lui... Ma tu ci hai parlato con Dario? Sì, ci ho parlato l'altro giorno perché gli ho chiesto di una notizia spagnola, ci ho parlato. Però lui si stava allenando in Svizzera. E non ti ha detto nulla sul futuro? No, ripeto, lui ha un contratto biennale con l'Astana, salvo che l'Astana decida di interrompere qualsiasi impegno con il ciclismo, ma non penso, di conseguenza Dario resterà lì. Prima di tornare con te e con Alessandro andiamo a analizzare, a prevedere o meglio il campionato italiano che ci sarà sabato a Boario, voglio tornare da Antonello Tirabassi, perché Antonello, poco fa abbiamo visto le immagini della tua volata vincente, ma il team Levante, che in chiave abruzzese è stato il team che ha riportato più maglie, perché l'altra è stata di Azzurra Dintino, sì, del team GoFast, ha vinto Alfonso D'Enrico, che è pugliese ma è abruzzese, capitano adottato. Ci puoi parlare anche un po', abbiamo le immagini anche di Alfonso D'Enrico, della vittoria di Alfonso? Niente, Alfonso ha fatto una gara prevalentemente all'attacco anche lui, quindi è partito già dal primo giro, è uscita una fuga di 5 corridori e lui era dentro, e già lì si vedeva che aveva un'altra gamba differente dagli altri. Il gruppo rinveniva, stava sempre lì sui 20 secondi, 30 secondi, sono arrivati fino a un minuto, poi l'ultimo giro sono rientrati, però praticamente avevano 10 secondi, lui all'ultimo chilometro è partito di nuovo e è arrivato con una decina di secondi, avendo proprio per distacco. Diciamo. Se non erro, lui è la terza o quarta maglia che vince, sì, mi sbaglio. Sì. Alfonso è di campionati italiani, ha vinto, mi sembra, 4. Se poi ha vinto il mondiale. Senti, il capo della squadra che dice? Che è super contento, penso. Danilo ci sta guardando da casa. Per me, a parte che Danilo è l'amico di tutti, diciamo, perché ci rende... rende la squadra tutte in un'unione pazzesca. Noi ci vogliamo bene, tutti i compagni, non c'è bisogno fra tutti, chi è il migliore, noi ci divertiamo, chi è lì per giocarsi la gara se la gioca, e diamo la possibilità a tutti, come ce l'ho io, come ce l'hanno tutti, per vincere o quantomeno per arrivare con i primi. No, ma io sono contento per Danilo, sono contento per la sua signora, perché ci mettono tanto impegno, tanta gioia nel partecipare a questa attività ciclamatoriale che lui, cioè, in tutti i modi fa quasi come se fosse un team professionistico. Allora, io intanto, scusami se ti interrompo, perché abbiamo visto la tua maglia tricolore che io mi sono venuto a rubare, questa è la maglia tricolore con il marchio della ditta che fornisce le nazionali, e quindi quella ufficiale della federazione di Antonello Tirabassi, che è la stessa di Alfonso D'Enrico, la stessa di Azzurra Dintino. In casa abruzzese sono arrivate 3 maglie tricolori delle categorie master della Federazione Italiana Ciclismo. Ti ho interrotto su Danilo Sbaraglia, puoi continuare.
Niente, dicevo all'amico Formichetti che Danilo ci mette tutta la passione perché veramente in questi periodi formare un team, portare avanti un team di queste dimensioni non è facile perché poi andare a correre nell'eventuale per dirti a Lubiana, la premondiale alle Valli Varesine, poi per il mondiale dove partiremo alla fine di agosto per In Italia quest'anno, in Italia alle Tre percorso Valli della Tre Valli Varesine. Varesine, Ci siamo qualificati l'anno scorso la maggior parte del team, non è sì. facile Io mi perché poi qualificherò con Formichetti alla Gran Fondo del Bondone. Va bene, sì, A perché luglio si fa l'8 però. luglio. Che sarebbe la Charlie Cowell, sì. Tu Maurizio? Io vado alla Fosto Coppi. E vedi, scappi sempre. Vabbè, ma là sono ospite, mi hanno ospitato. Scappi sempre. Senti, prima di andare in pausa pubblicitaria, va più forte Tirabassi o Formichetti? Formichetti Pausa sicuramente. pubblicitaria. No, il papà, io Pausa pubblicitaria. battagliavo con Non il papà. rispondere, pausa pubblicitaria. Siamo tornati con la certezza che Maurizio Formichetti batte la maglia tricolore di Antonello Tirabassi, poi magari esce la scritta, sorridete, siete su scherzi a parte. Detto questo, Maurizio, te lo dovevo, questo te lo dovevo, visto che non ti ho mandato messaggi in Spagna per il Milan, ma almeno questa te la dovevo. Torniamo a parlare dei prof e torniamo a parlare, o meglio, iniziamo a parlare del campionato italiano. Boario, 2 anni fa, su un percorso leggermente più facile, vinse Nizzolo, è stata aggiunta una salita nel finale. Prima domanda, può rispondere, anzi deve rispondere anche Antonello. Tre favoriti, Spezialetti, Tirabassi, Formichetti. Comincia tu, Ale. Per me il favorito numero uno è Colbrelli, poi metto Battaglin, il terzo anche Moscon. Antonello. Battaglin, Moscon, Ciccone. Maurizio. Tu conosci il percorso? Io Sì. conosco il percorso, questa salita che hanno messo rende ancora più dura la A gara. quanto dall'arrivo? Mi sembra che sia pochissimo, 4-5 km all'arrivo. Quindi c'è un tratto di pianura per andare all'arrivo. Si scende e si va subito. Quando vinse Nizzolo la discesa era un pochino più lunga, diciamo che l'arrivo era abbastanza lontano dalla salita. Adesso no, adesso si E quanto è scollina. dura la salita prima dei tuoi tre favoriti? Ma la salita la posso paragonare a come pendenza? È lunghezza. Ma lunghezza mi sembra che siano sui 2 km. Come 1,5 km. pendenza anche i 10%. 10% sul finale rende la gamba dura. Ecco Quindi perché, Viviani non resiste. no, secondo me ha una gamba favolosa. Ci mancherebbe. Al Giro d'Italia è andato forte, all'Adriatica Ionica è andato forte, in Primavera è andato. Ma Vai, i tuoi tre favoriti. io Colbrelli sicuramente, Canola, Ciccone. Tocca a me? Nessuno l'ha detto, io mi gioco Diego Ulissi. Beh, giusto per fare qualcosa di diverso. Anche se No, no. probabilmente Colbrelli, visto anche in volata contro Sagan e Arnaud Demare e Gaviria, ha battuto i tre velocisti più forti. Una squadra a Ha una squadra. Però disposizione. attenzione perché Vincenzo Nibali è pronto per il tour, già è andato in maglia tricolore al tour. Sì, Se tutto magari poi c'è da possibile. fare qualche invenzione negli ultimi 3 km in discesa, sicuro non si tira dietro, qualora Colbrelli non dovesse aver retto in quello strappetto. Però 2 km li tiene Colbrelli, eh? Per me è il corridore da battere, sì. Anche se il meteo dice che farà caldo caldo nel prossimo Sì, fine 31 settimana, Colbrelli va di più gradi. quando c'è pioggia e freddo. Hai pienamente ragione, però per me resta il favorito insieme a Battaglin. Diego Secondo me Ulissi non sono ti è i due. piaciuto alla Svizzera? Ma non mi è piaciuto, però sai, le gare dopo 200 km sono un po' diverse da tappe fino ai 170-180. Sicuramente Diego è maturato, ha più responsabilità, adesso arrivano da un periodo abbastanza positivo in casa UAE, anche lui avrà una squadra grandissima a disposizione, però sulla carta per me il favorito è Colbrelli. Maurizio, quindi Colbrelli favorito? Sì, ma se mi fai aggiungere un 3,5 metterei pure io Enrico Battaglini che ha dimostrato su certi percorsi di essere abbastanza veloce, è uno che vince. Io mi ricordo quando batté praticamente sull'arrivo Dario. Dario su Europa. Dario ha perso delle gare strane, l'Aquila, Europa, All'ultimo metro. sembra l'ultimo metro. Ma secondo te Nibali che corsa potrebbe fare?
Nibali, secondo me, lui è strano. Noi quattro avremmo scommesso che poteva vincere la Milano Sanremo, no, eppure l'ha fatto. Se ha trovato quella condizione che Slongo va cercando sul San Pellegrino, tutto è possibile. Sai, andare al Tour de France con la maglia da campione d'Italia sarebbe una bella cosa. Io oggi mi guardavo su un libretto che ho comprato sul Tour de France. Il Giro d'Italia quest'anno è stato duro, ma io penso che il Tour de France è ancora più duro. Perché non mi anticipare, Maurizio, perché il Tour de France nell'ultima mezz'ora ne parleremo, perché poi vi chiederò i tre favoriti anche del Tour, che scatterà il prossimo fine settimana, il prossimo fine settimana. Io ancora, per quanto riguarda il campionato italiano, volevo chiedervi un po', intanto, in casa Androni su cosa puntate, Canola quanto sta bene, e magari lo chiedo ad Antonello se Giulio Ciccone può avere un ruolo da protagonista. Inizia tu, Ale. Androni. Ma in casa Androni noi abbiamo Gavazzi in particolare che farà la gara, si è preparato per questo, il percorso tra parentesi gli si addice. 2 chilometri al 10% non sono un problema? Ma come lo può passare Canola per la Fantini, lo può passare sicuramente anche il nostro capitano, quindi noi non chiediamo nulla al campionato italiano. Se arriva qualcosa di buono, bene. Non è un arrivo adatto anche per Cattaneo? Ma Cattaneo adesso non è proprio in una buonissima condizione. Abbiamo fatto l'Adriatica Ionica, anche sul Giao non è che era messo proprio granché bene di condizioni, quindi puntiamo forte sul nostro capitano che è Gavazzi. La squadra sarà tutta per lui e credo che il percorso gli si addica molto. Sicuramente non è uno dei favoriti, però il suo risultato lo può portare a casa. Notazione tecnica, per tornare al discorso di prima, che non c'entra nulla su Gavazzi. Velocità pura, un arrivo Colbrelli Battaglin in volata. Se la giocano è più veloce Colbrelli? Il Battaglin di quest'anno ce l'ha la punta di velocità? Ce l'ha, se la gioca, anche se sulla carta è più favorito Sonny. Però il Battaglini che ho visto quest'anno al Giro, secondo me, gliela fa sudare. Perché Giulio Cicconi può essere protagonista, Antonello? Perché al di là di quello che ha dimostrato comunque al Giro d'Italia, cioè non è andato bene, poi ha vinto il Tour of Alps. L'ultima tappa, alla tappa sul Giao, al di là che l'atleta dell'Androni è andato, diciamo, ne aveva di più, però ricordiamo che comunque sul Giao 5 km chi è che ha rotto le acque è stato lui. Ma Ciccone come va sugli strappi di 2 km? Chi me lo può dire? Tu ti ci alleni ogni tanto con Giulio? Può andare? Io lo vedo abbastanza. Può fare la differenza per staccare un velocista su uno strappo di 2 km al 10%? Sì, puoi dirlo anche tu, Al. Ma sicuramente lo può fare. L'unica pecca di Giulio è che non è velocissimo. Se no può deve fare arrivare tutto. Giulio per vincere deve arrivare. Deve arrivare un gruppettino ristretto, deve trovare corridori. Come ha fatto all'Appennino. Ecco, bravo, come ha fatto l'Appennino. Ma secondo te può, in 2 chilometri può avere la gamba per levare Colbrelli, Ulissi e Battaglin? Sai, levare poi dipende tutto dalla giornata, come riesce la giornata. Sicuramente può fare tanto. Non è facile togliere di ruota i vari Ulissi, Colbrelli, Nibali, tutti i corridori che stanno preparando il Tour, però lui ha le possibilità, la condizione che lo sorregge, quindi sicuramente sarà lì davanti a battagliare. Poi faremo due chiacchiere prima della partenza e gli dirò qualcos'altro, dai. Qualche consiglio alla Spezia Reti. Consiglio in più. Anche se non è della squadra tua. Ma ci mancherebbe. Da abruzzesi, da abruzzesi siamo super amici tutti i giorni, anche all'Adriatica, avversari in gara, ma eravamo super amici, sempre lì a scherzare tra noi. Quindi perché Canola può essere protagonista, Maurizio? Canola può essere protagonista perché lui crede in se stesso e anche perché vuole regalare, se ce la dovrà fare, una gioia a questa squadra che quest'anno, fra alti e bassi, non ha raccolto quello che ci aspettavamo a inizio stagione. Canola
ci crede, però il parterre di partecipanti è importante e vasto. Finalmente in Italia si rivede un campionato italiano degno di questo nome. E tornando a Giulio, io su uno strappo di 2 chilometri, se lui ha la gamba dei giorni migliori, quei signori di cui avete detto se li togli dalla ruota, secondo me. Poi è normale che... Chiaro che se Giulio dovesse arrivare con Nibali, corsa dura, Giulio è più veloce di Vincenzo, secondo me. Sì, è più veloce, sì. Non di Ulissi, ma di Nibali, sì. Ma guarda, lui quest'anno ha una grande forza, una forza mentale, è sereno, è tranquillo, sa quello che vuole, ha capito quali sono i suoi limiti, ma soprattutto quali sono i suoi pregi. E quando un ragazzo a 23 anni inquadra se stesso in queste cose, vuol dire che ha fatto il salto di qualità. Perfetto, sono d'accordo Maurizio con l'analisi che hai fatto. Dopo, o meglio tra poco, torniamo al ciclismo dei prof con il Tour de France, perché abbiamo tante cose da dire. Voglio chiedere adesso ad Antonello, insomma, con questa maglia tricolore adesso, Antonello, che obiettivi hai? Niente, comunque... Oltre che battere i formichetti in salita, ma quello è scontato. Comunque, la maglia tricolore dà sempre un altro morale, no? Al di là comunque che già abbiamo programmato l'altro restante della stagione, abbiamo in programma altre Gran Fondo, tipo domenica prossima le Alte Cime d'Abruzzo, poi faremo... Beh, lì potresti portare Maurizio, quelle sono le salite sue. Quelle Alte Cime d'Abruzzo? Castel del Monte. Quando si fa? L'8 di luglio, che ho vinto anche l'anno scorso. Io sono purtroppo sul Bondone, non posso venirti a sfidare, lui invece è... sul Colle della Fauniera, la Gran Fondo Fausto Coppi. Poi faremo un'altra Gran Fondo in Molise, poi c'è l'Angeline, dopodiché faremo un periodo, io faccio un periodo di stop per preparare il mondiale, tornando alle gare a Capodarco. Capodarco, che è una garetta facile in cui si fa 50 all'ora di media con la salita. ricordo qualcosa. Quindi comunque, diciamo, il tuo prossimo obiettivo ti piacerebbe vincere dove con questa maglia, così? Campo a Castel del Monte? Castel del Monte è il primo obiettivo, però abbiamo l'obiettivo che ci siamo prefissati quest'anno, già dall'anno scorso, visto che comunque nello stesso percorso alla premondiale sono arrivato terzo, ho perso per poco la Tre Valli Varesine, allo sprint mi piacerebbe vincere e portare la maglia iridata in Abruzzo. Tu lo spero. E anche Alfonso. E anche Alfonso, giustamente. Metteteci per questione di parità pure... la ragazza, scusa, va fortissima. Azzurra ti stacca a te, Maurizio, è inutile che giri intorno. Va bene, mi stacca Azzurra. Alessandro, un po' arrivo pure a te con le minacce, non ti preoccupare. Che se vuoi domani andiamo a Mutignano quando vuoi tu. Domattina parto, vado al campionato italiano. Purtroppo oggi mi sono allenato. Tu e Formichetti avete sempre le scuse pronte. Guarda. Va a fare Passo Lanciano. Anche domani se vuoi. Vedi quando ci metti. Anche domani se 30 vuoi. E 12. Anche domani, se vuoi. A me piace il tet a tet, non il cronometro. Domenica scorsa abbiamo fatto Passo Lanciano e a Blockhaus. Andava Maurizio? No, non c'ero io, ero già fuori. Ah, eri già fuori. Io salivo sul Mary Blanc. Ti ripeto che non fai paura. Salita di 7-8 km, pendenza media del 9. Col della Mary Blanc. Ma lui è uno Sky dipendente, quindi lui non è troppo avanti. Io dopo che voi avete fatto tutti quanti la vostra azione, poi entro in azione come ultimo uomo. Va bene. Chris Froome insegna. Ma non so se lui correrà questo Tour de France. Oggi proprio Sky ha mandato in onda un'intervista a Chris Froome dove lui è strasicuro di dover e poter correre. Sì, non è che è strasicuro, perché le normative vigenti gli permettono di correre, però può anche accadere che non corra. Tu che sai, Alessandro?
Ma conoscendo i francesi non è facile. Però non ah, sicuramente precedente... per me correrà. E... No, correrà. Perché correrà sicuramente, anche perché... Si aprirà un problema poi giuridico se non dovesse... Come con Bonen quando fu sospeso. Perfetto, il giorno prima lo fecero correre. Però... Allora, con Antonello appuntamento a Castel del Monte intanto per far vedere questa bella maglia tricolore. Come te l'ha preparata Danilo Sbaraglia? Niente, Danilo ci tiene sempre al look, visto che comunque diciamo, è di casa, Vejus. E niente, sfondo... È già pronta? Già pronta e credo domani andremo a prenderle. Credo. Dove corri domenica questa? Domenica vorrei riposare perché vengo da due gare da una settimana tra la maratona del Blockhouse e la gara di domenica. E quindi... A proposito, Maurizio, una piccola critica agli organizzatori abruzzesi, io direi di farla ogni tanto. Perché? Perché si è fatta la maratona del Blockhouse e si è fatta la maratona del Gran Sasso nello stesso giorno. Parliamoci. Ma io ho parlato sia con quelli che hanno organizzato, o meglio, quelli che hanno organizzato l'Aquila, ci ho parlato, ho detto scusa, ma perché siete sono in concorrenza? Sono di Alba Adriatica. Sì, perché siete in concorrenza con ma no, ma sa, ma qua, ma là, poi hanno capito dopo la manifestazione che non si possono fare a distanza di 80 km due gare bellissime e il prossimo anno se avranno l'intenzione di ripercorrere il progetto saranno sicuramente diverse. È come erano, se si dovesse fare erano 200 a Campo Imperatore e 350 è come qui. Se dovessero fare la maratona sul Giau domenica e sul Pordoi farne un'altra. Ma a me per Carmine Maruli mi è dispiaciuto perché lui ci ha messo tanta per passione. Però siamo una regione, abbiamo due montagne bellissime, Maiella però, e Gran Sasso. Scusa, Carmine Maruli è un anno che sta pensando, ha non scelto ho detto, quella data. Alt, non mi fraintendere, non ho detto è colpa sua o è colpa, ho detto solo parliamoci. Poi di chi può essere la colpa lo immaginiamo, però abbiamo due bellissime montagne, la Maiella e il Gran Sasso. La gara di Campo Imperatore è una bella gara perché si partiva da Seggi, si arriva sulla piana. Sì, ma era troppo dura come disegnato originariamente, Maurizio. Dai. E poi va niente, perché no? Poi si riscende no. E si risaliva. Quella originaria era troppo dura, no? Più di 200, 4.000 metri di dislivello. 4.000 metri di dislivello con 240 km era troppo dura. Allora, io ho fatto io domenica 200, 4.000 metri di dislivello. Ma Maurizio, ma tu sei un campione. No, io noi siamo comuni mortali. Sono un innamorato della bici. Io penso che Alessandro, quando faceva il corridore a livelli veramente alti, 240 km, 4.000 metri di dislivello, la sera prima a dormire tranquillo non ci andava, dava un po' fastidio, no? Figura di un amatore. Abbastanza fastidio. Un amatore, un cicloturista è un po' troppo. No, invece l'amatore cicloturista lo fa con nonchalance. È un po' troppo. È differente l'approccio. E loro invece che devono tenere conto del capitano, tenere conto della propria condizione, e là è diverso. Magari Diego che è dietro la telecamera la farebbe senza particolari problemi, 250 km, 5.000 metri di dislivello, però noi a piedi, esatto, noi comuni mortali, Maurizio. Visto sabato un grandissimo campione, un certo Miguel Indurain. Ci ha pedalato insieme? Pochissimo, perché poi lui ha fatto... C'era Oscar Freire, c'era Escartin. Escartin correva con Alessandro. Lui era... Quando tu eri al top, lui aveva appena finito, mi sembra. Lui aveva finito. Già. Aveva finito? Sì. Grande scalatore, Escartin. Grande scalatore. Sì. Correva strano e l'ho riconosciuto, l'ho incrociato, perché il giorno prima... Ho rigirato e scartino. Però ancora non ci hai detto come ti è andata la Gran Fondo. No, ho messo 7 ore e qualcosa. Non ho chiesto il tempo, ho detto non c'ho la classifica. Mi hanno dato un diploma, una medaglia d'oro perché ho fatto la gara per la mia età sotto le 8 ore e quella è la mia vittoria. Quanti ne sono arrivati davanti a te ad occhio? 3.400? Che c'entra? Io avevo un numero 9.000, sono partito... 20 minuti dopo i primi. La teoria delle scuse. Ma non è la scusa, è la verità. È vero che il tempo è reale, però... Scherziamo, Maurizio. Quando perché... io parto, davanti a me ho 10.000 persone. E chi sta avanti... Quanti chilometri era la Gran Fondo? 200. 200 chilometri. Ma passeggiata, no, Antonello? Passeggiata di salute. Infatti, Tour de France. Mentre facevo una salita ho detto... Salutiamo dietro le telecamere il buon Sergio Zappalorto che è tornato dalla pallavolo. Noi stiamo seguendo con molta attenzione un grande evento che la Regione Abruzzo ha patrocinato, che è il Trofeo delle Regioni di volley maschile e femminile. Questa sera c'era all'hotel a Montesilvano nella riunione il Presidente Nazionale Cattaneo con il Vice Ministro. Quindi comunque, insomma, stiamo parlando...
di un evento molto importante. Beh, perché l'Abruzzo, il ciclismo l'ha dimostrato, la pallavolo, il tennis è regione di sport. Queste attività promozionali, perché poi sono attività promozionali come la pallavolo, come il ciclismo, come il rugby, come il basket, sono la forza trainante di questa regione, perché se no non ne usciamo fuori, questo è il problema fondamentale. Lo vado dicendo da tanto tempo, non può essere solo e semplicemente il calcio il cuore sportivo della regione Abruzzo, deve essere la montagna. Abbiamo fatto anche il trofeo delle regioni di calcio, quindi l'Abruzzo si è poi abbiamo fatto il trofeo delle regioni di calcio con tantissime... Faremo un grande Matteotti a settembre, faremo i campionati italiani No, ci sono stati due tornei di tennis importanti qui in Abruzzo, una a Francavilla, una all'Aquila. Abbiamo fatto la Fed Cup, insomma, che regione di... Complimenti all'assessore Silvio Paolucci. Ma io è quello che vado dicendo da tanto tempo. Il problema è avere anche una certa indole a organizzare e a fare determinate attività. Parliamo di Tour de France? Cominciamo con la stessa domanda che vi ho fatto per il campionato italiano. Scatterà, non questo, il prossimo fine settimana la corsa, la Grand Boucle. I tre favoriti di Spezialetti, i tre favoriti di Antonello Tirabassi e Maurizio, li fai pure tu i tre favoriti? No, li fai pure tu. Alessandro, comincia. Ma no, i favoriti. Numero uno parte il numero uno da 4 anni, che è From, e quindi sicuramente gli va dato i gradi di super favorito. E poi ci sarà dietro. Io quest'anno, secondo me, anche Bardet farà un grandissimo Giro di Francia. Lo vedo, gli hanno preparato proprio una squadra su misura. Vediamo come reagiscono gli Sky con From, anche se loro hanno una corazzata con anche il nostro ex corridore Bernal, hanno una super corazzata. Però quest'anno può essere l'anno di Bardet. Froome, Bardet, ne manca uno. Ma il terzo al momento non... Ti piace Nibali, non ci credi? Ma Nibali italiano, io lo spero da italiano. Faccio una squadra pazzesca. Ma... Una squadra tutta per lui, due fratelli Zakir... Eccolo Chris Froome in giallo, Maurizio, ma magari... non piace, però eccolo. Però secondo me la rivelazione sarà, se non dovesse avere problemi la prima settimana, a Bernal quest'anno... Ne farà vedere delle belle al Tour. Allora, io questo che sto per dire non lo non potrei... Non dico Landa come terzo, anche per tanti dicono io il mio Landa, favorito è un altro. Vabbè, Froome chiaramente gioco in casa, quindi devo stare buono. Però il mio favorito quest'anno è un altro. Lo dico subito, a me piace molto Nairo Quintana quest'anno. Troppi galli nel pollaio, secondo me. Alla fine... Non so dove possono arrivare, anche perché Landa vuole fare il Tour per vincere, Valverde vuole fare il Tour per vincere, Nairo lo vuole fare per vincere. Però poi lì conta la squadra. Certo che conta la squadra, non è facile però avere tre capitani del Quindi genere. Quindi chi è il tuo terzo? Il mio terzo? Ma posso metterci Landa, uno della Movistar, però per me la rivelazione sarà Bernal. Antonello. Beh, per me gli Sky sono attualmente come squadra, diciamo, imbattibili, perché comunque hanno, a parte Christopher Froome, ma non dimentichiamo che ha dei luogotenenti, dei gregari molto forti. Poi si deve vedere giustamente chi dei vari Nibali o un eventuale Astana riuscirà a dargli filo da torcere. Però vai con i tre? Indubbiamente Froome, Nibali e Landa. Dottor Formichetti. Io Froome lo escludo a priori, perché per me il favorito e il capitano sarà Geraint Thomas. A questo punto direi più Bernal. Geraint Thomas è il capitano Sky, poi metto Nibali e metto Dumoulin. Nessuno dice Nairo Quintana.
So che tu a te piace molto Quintana, mi ricordo che Sì. quando passò davanti a noi, ti ricordi, eravamo alla Tirreno Adriatico, al piazzale del Terminillo, Del che nevicava. Eri innamorato. Sì, ma sono innamorato tuttora. Il problema è, come diceva prima Alessandro, che di ciclismo ne capisci sicuramente più di me, che hanno questo terzetto, Valverde, Landa, Quintana, e un due dovrà lavorare molto di politica per cercare di tenere questi tre corridori a bada. Questo è il problema. Lo squadrone c'è, anche se poi Landa non è che abbia mostrato dei fulmini. Quintana ha vinto a una corsa che si è fatta in Spagna. E bisogna capire questo Barguil, che hanno proprio è notizia dell'altro ieri, hanno cambiato le biciclette, la squadra della Fortuneo, hanno lasciato la Look e hanno preso la BH spagnola. Questo cambio non si è capito, vedremo al Tour de France cosa accadrà. Vai con i tre allora, Maurizio, definitivi? Ma io ho detto, per me sono Geraint Thomas, Dumoulin, metto Nibali e metterei anche Bardet. Il problema di Bardet è sempre quella cronometro di 30 km che lo potrà un attimo costringere a rincorrere, anche se io oggi mi sono studiato fino in fondo il Tour e devo dire che è duro, eccetto le prime 3 o 4 tappe dove c'è anche una cronometro, sono le pianure francesi, che poi non sono pianure, sono tutti saliscendi. Arriveranno sulle montagne, le montagne saranno tremende, le tappe pirenaiche sono dure, così come saranno dure le tappe alpine con Valorà, con l'Alpe d'Huez, con il Grand Bornard. Quest'anno è veramente duro il giro di Francia. Qual è la tappa chiave secondo te? Quella dell'Alpe d'Huez o quella di 64 km sui Pirenei con partenza stile amatori con griglia? Allora, partono da Borg d'Usagne, sono 65 km e faranno tre salite una dietro l'altra. E potrebbe essere quella, ma non tanto perché si parte con la griglia, ma perché i professionisti non sono abituati a questo prontivi. Sicuramente la mattina faranno allenamento, faranno rulli, faranno un'uscita su strada, potranno fare anche un po' di idromotori, perché partire a 65, perché praticamente Bagnères de Lucon si esce dal paese un chilometro e inizia la salita. Alessandro, tu che hai fatto il corridore ad alti livelli, insomma, come l'avresti presa questa situazione, 60 km, soprattutto con le griglie di merito? Ma come chilometraggio malissimo, perché ero un corridore per i primi 50-60 km non andavo poi tanto, quindi come dice il buon Maurizio, devi la mattina fare allenamento. Allenamento, una buona colazione e via in bici, e poi andare la partenza e fare un po' di rulli. Sicuramente 64 km sono pochissimi, però il Tour è abituato sempre a fare cose nuove e anche a volte un po' azzardate, tipo la partenza in base alla classifica. Vedremo il giorno stesso come andrà. Secondo te è più difficile la tappa dell'Alpe d'Huez come profilo altimetrico importantissimo, distanza classica, arrivo tra i più belli del mondo, oppure questa tappa un po' strana nel chilometraggio? Quale per me è più difficile al Tour, la prima. Io ho fatto due giri di Francia e riuscire a passare la prima settimana indenne è già una vittoria al Tour, per i capitani parlo. Poi sicuramente la tappa di 60 km sono i pro e i contro, però se fai un'ottima preparazione prima non hanno dei problemi, ecco, i vari Froome, i vari Bardet, Dumoulin, Nibali, perché sicuramente arriveranno lì già pronti, come se avessero già fatto 100 km. Guarda, c'è una tappa che tu non hai, una tappa che è storica, è quella che fa Col d'Aspin, Tourmoulin, Soler o Bisque. Peccato che sono messi nella prima parte della tappa però questi colli. Sì, però se fa caldo sarà veramente dura, perché poi il problema non è tanto la salita, il problema sono le discese. Poi tra l'altro il nostro Danilo, ora andiamo in fascia pubblicitaria, stava facendo rivedere le immagini del Tour dell'anno scorso con la macchia bianca degli Sky davanti.
Io ero vicinissimo l'anno scorso sul Col di Soard che ho fatto in bicicletta, ogni tanto faccio quello che fai tu. Sì, 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 sì. E Col di Soard, Chiatoschi, era caldato, un po' infastidito, prese gli ocli da 250 euro. E se li ha gettati. E li ha gettati, io ero, ecco, questa qua, ero lì a due passi. E se si era qua? No, purtroppo non ho fatto in tempo. Si sono gettati tutti quanti a fionda. Tutti, era proprio prima dell'ultimo, quasi vicino all'ultimo chilometro, poi lanciò Froome, che andò come una motoretta, dietro Barguil. Però mi ricordo Chiatoschi che gli davano fastidio gli occhiali, li prese e li lanciò. Ecco, questo torniamo al discorso per esempio di Barguil, no? Io... Andiamo un attimo in pausa, Maurizio, ce lo dici dopo? Ah, pausa, vabbè, pubblicitaria, sì, restate con noi. Maurizio, dicevi Barguil? No, dicevo di Barguil... Che non ho capito la sua scelta di andare a correre con una professional, perché allora, il problema di fondo è questo, che oggi esistono queste due categorie ben distinte, World Tour... è professional. La World Tour corre le maggiori corse del mondo, che sono anche di 250-260 km, e quando tu ti abitui a fare quelle gare non hai nessuna difficoltà. Le professional fanno 170-160, fare gare oltre i 200 km è raro che le possono fare quando vengono invitate a corse World Tour. Di conseguenza là, il motore di un corridore World Tour, il motore di un corridore profe, quantunque possa essere un campione, fa sempre fatica, e lui l'ha dimostrato al Delfinato. Non era il Barguil solito, che anche dell'anno scorso quando correva con la Saweb. Non so se è stato il fatto che alla Vuelta non ha voluto aspettare o collaborare con il capitano designato, però secondo me sono scelte che non si fanno a quell'età. Io posso capire, tu fai una vita in una World Tour, vuoi correre altri 2-3 anni, vai una professional, ma a 24 anni non puoi andare una professional. Quantunque sapevi benissimo che avresti fatto il Tour de France, però ha fatto un inizio di stagione, un febbraio, marzo, aprile, dove non ha corso quelle gare che poi ti dà quel ritmo tale da competere con corridori che poi dovranno fare il Tour de France. Questo giusto, è il concetto. Alessandro, questa è una bella analisi. Bellissima analisi, ha detto giustamente Maurizio. Secondo me, oltre al fatto economico che gli avranno offerto in Fortuneo, anche i gradi di capitano designato, e quindi lui venendo da un tour alla grande, era in un momento magico, ha deciso di andare a fare il capitano in una squadra inferiore, per questo secondo me ha fatto questa scelta, quindi lo posso capire, però alla fine è una scelta propria. Adesso i risultati, vediamo se gli danno ragione. Adesso tornerà, fra 10 giorni ci sarà di nuovo il tour e vediamo un attimo come risponderà. Guarda come pedala facile Chris Froome, Maurizio. La settimana scorsa hanno fatto una corsa in Francia, la Route d'Occidente, che è la vecchia Route del Sol, e Quintana in salita andava come una moto, ha vinto una tappa a mani alzate. Ma guarda, Arturo ci molle, ma è da considerare. Non dico per posso dire la grande sorpresa, chi potrebbe essere? Mio nome? Primoz Roglic. Roglic nessuno Roglic lo considera. Lo stesso Daniel Martin è andato Bob forte, Jungels. Bob Jungels, e il parterre è Ilnur Zakarin. Questo Zakarin dovrebbe... La sorpresa sarà Egan Bernal, mi dispiace per te, ma il tuo capitano quest'anno farà la fine di Wiggins. Importante che vince la squadra. No, allora, il problema di fondo è questo, che secondo me è la Sky che farà in modo... Guarda, non è stato facile leggere Egan alla squadra del Tour, non è stato facile una squadra come la Sky, no, con corridori ma come allora, tu Thomas, sei un, sei stato un grande corridore e sei un ottimo direttore sportivo, ma se tu porti Bernard al Tour, porti Geraint Thomas al Tour, vuol dire che nei confronti di Froome c'è qualche timore. Allora il timore tu ti copri con corridori che ti danno la possibilità. Beh, giustamente, io mi coprirei, Maurizio. Infatti, Froome ha fatto un grandissimo Giro d'Italia, ha speso delle energie. Non è facile fare l'accoppiata girettura, anche se si chiama Froome. Alla fine io, avendo un corridore come Egan, avendo un corridore come Chiatoschi, Thomas, riporterei al Tour la gara più importante che c'è al mondo, quindi è giusto, senti, giusto nessuno così. Di voi ha detto Ricci Porta? No. Per me no.
No, perché Ricci è un corridore da una settimana. Anche due. Alla Simon Yates. Massimo due, dopodiché, anche perché poi lui non è più un giovanotto, cioè 32 anni, e gli anni in questo sport purtroppo contano. Tu sai che Ricci Porto, gli ho dato io la maglia all'Aquila nel 2010, perché un giovane Ricci Porto era maglia rosa all'Aquila? 2010, quando Dario Cataldo fece secondo dietro a Petrov. Corsa gettata al vento quel giorno, Dario. Gli abbiamo dato la maglia all'Aquila. Un giubbino addosso che non abbiamo dato la maglia all'Aquila nel cuore quel giorno a Ricci Port. Ancora per quanto riguarda il Tour de France, Maurizio, tra un po' andremo anche a Vasto, dico a Danilo, che prepariamo un po' di immagini, perché c'è stata un interessante fine settimana dove si è parlato di sicurezza sulla strada con l'intervento del fratello Marco di Michele Scarponi, e poi si è fatta una ciclopedalata tra amici, tra un po' vedremo le immagini. In chiave azzurra c'è Dario Cataldo al Tour, Maurizio. Sì, Dario c'è, correrà in funzione di Fuglsang. Dimmi, che succede? No, niente. Vai, Ale. Ah, pensavo che avessi volessi no, dire... No, niente. Prego, Maurizio, parla. No, sto dicendo che l'Astana è un'altra squadra che punta a fare un ottimo Tour de France. Adesso bisogna capire con quali corridori e se effettivamente avranno una competizione, avranno una forza competitiva con le altre squadre, perché noi abbiamo parlato di tantissime squadre. Oggi leggevo gli otto nomi della Merida, e sono otto nomi importantissimi. Certo, Colbrelli, sono i due Izaguirre, c'è Pellizzotti, c'è Pozzovivo e c'è lo stesso Nibali, praticamente sono sei corridori che granitici attorno a un capitano. Io Nibali non lo escluderei a priori, anche se dalla vittoria della Sanremo fino all'altro ieri, diciamo, non è che abbia combinato più grandi cose. Lo hanno voluto mandare a fare il Giro delle Fiandre, e lì secondo me ha un attimo perso la cadenza della pedalata. Finisce il Fiandre, va a fare il Giro dei Paesi Baschi, e dopo tre tappe si ritira, e non ha avuto più quella grande continuità di prima. Ha fatto un anonimo Giro del Delfinato. Adesso leggevo un'intervista a Slong, lui dice che il corridore è pronto. Io mi auguro che sia così, perché Nibali è un patrimonio di questa nazione, perché è uno che vince tre grandi corse a tappe, come il Tour, come il Giro e come la Vuelta, va tenuto in forte considerazione. Proprio noi siamo italiani, ci piace sempre l'esterofilia, va bene così. Andiamo a fare un salto prima di andare a Vasto, siamo in chiusura, a quello che è il grande appuntamento a cui tiene Vincenzo Nibali, a cui tiene la nostra nazionale, che è il mondiale di Innsbruck, un mondiale che ha un'altimetria molto dura. Stai già pensando, Maurizio, Antonello, Alessandro, un favorito, chi potrebbe essere? Noi vogliamo tutti Nibali, però. Ma speriamo in qualche italiano, Nibali soprattutto. Abbiamo fatto quest'anno una parte del percorso. Tu l'hai visto il percorso? Sì. Tu hai visto anche il muro che poi sono andati a vedere a parte Aru e Ciccone? L'ho visto, sì. Perché se sono passati una volta. No, in gara no. Però devo dire che sicuramente sarà un mondiale durissimo, ci saranno parecchi corridori, bisogna fare una squadra con un massimo due capitani e tutti gli altri che devono essere corridori che veramente hanno gli attributi, devono fare un grandissimo lavoro per i due capitani. Non servono corridori da mezza misura, servono corridori veramente con la C maiuscola. Quindi uno è Nibali e l'altro è uno tra Aru e Mosconi. Speriamo che Aru torni. Adesso rientra il Giro del Belgio, fa una corsa in Belgio, poi fa la Vuelta. Non è un percorso da Moscone quello. Però Moscone l'anno scorso sulle salite più dure della Vuelta era l'ultimo uomo di Froome. Sì, un conto è una salita di 10 km, un conto è una salita di 1,5 km. Ma una salita di 1,5 km è l'unico che ha tenuto la Filippa al mondiale l'anno scorso. Non era duro come questo. Questa è una corsa Innsbruck che vincerà
uno scattista puro, un Quintana, un Bernal, ti dico pure un Valverde, un Giulio Ciccone, questi sono i corridori che possono vincere su quel percorso. Quando sento Innsbruck, a me mi riviene in mente, perché mio padre ci ha vinto proprio il mondiale a Innsbruck, mi sa proprio su quel percorso. Questi sono, non è una corsa da scalatore puro, è una corsa da scattista. Anche se poi Bernal è uno scalatore, però è anche scattista. Quintana è uno scalatore, ma è scattista. Nibali è uno scalatore, ma non è scattista. Quindi Nibali lo escludi dal pronostico? No, non lo escludo. Mai escludere. Non lo escludo, non lo escludo, perché io ho stima e piacere che lui possa vincere il mondiale. Però se devo fare un discorso tecnico, vado più su un altro tipo di corridore. Non vado su Nibali. E di conseguenza anche la scelta della squadra è problematica, secondo me. Vai, facciamo un toto convocazioni, chi metteresti tu? Ma sicuramente lui chiederà Pozzovivo. Pozzovivo secondo me non andrà mai al mondiale, ha fatto il giro, fa il tour e non credo arrivi fino a settembre. La miseria, oh, che fa il giro, tour e vuelta? Ci vai, no, la vuelta non la fa, fai 50 giorni di scarico, corri le corse che si fanno, i piccoli giri. Secondo me dovrà riposare un po' Pozzovivo. Però vai, Nibali, Pellizzotti. Pozzovivo. De Marchi sicuramente lo porta, perché è un cavallo. Aru? Bisogna capire come... Mettiamoci Aru con un punto interrogativo. Porterà sicuramente Os, che è uno che, anche se non tanto piace Os, però io Os lo porterei. Ma lì non serve, secondo me. No, i primi chilometri ti serve per tenere... No, porterà Puccio sicuramente. Porterà Puccio, può anche Villella, può convocare Formolo. Giulio e Aru. Giulio e Dario. Dario. Questi secondo me sono i corridori che possono far parte della rosa del mondiale. Siamo quasi in chiusura, andiamo da Danilo Avvasto con le immagini, perché c'è stato un interessante fine settimana dedicato al ciclismo, con le parole del fratello di Michele Scarponi, che ha parlato per quanto riguarda l'argomento, Maurizio, della sicurezza sulla strada. Guarda, posso dirti una cosa? Io ho pedalato su strade spagnole e francesi, la macchina ti sorpassa non a 1,5 metri, a 3 metri. Uno. Due, incontri un ciclista in senso contrario e ti saluta. In Italia la macchina ti passa a 0,5 metri, il ciclista in senso contrario o non ti saluta o ti fischia come se... quello che va... Queste sono le grandi differenze. Noi siamo una nazione di parole e non di fatti per quanto concerne la sicurezza. Io ho pedalato su salite a 2000 metri, l'asfalto è come questo pavimento. Noi abbiamo strade in pianura che sono disordinate. Allora il problema è capire... La sicurezza nasce anche da tante cose, non soltanto dai convegni. La sicurezza è fare, creare, credere in un progetto. Perché tutti quanti ci ricordiamo del ciclismo quando deve arrivare il Giro d'Italia, ma il Giro d'Italia non può essere la panacea a mettere in sicurezza le strade. Le strade devono essere messe in sicurezza da chi ha l'obbligo di metterle in sicurezza, perché noi paghiamo tasse, tantissimi oboli vanno per le strade. Ma comunque gli amici del Cicloclub Vasto vanno fatti i complimenti, perché comunque battere i pugni su questo tema è sempre molto molto... Perché se vai nell'Alto Vastese con la bicicletta non ti consiglio di andarci. Hai detto del Giro d'Italia dell'anno prossimo, Maurizio, meglio non l'hai detto, te lo dico io. L'Aquila, la ufficializziamo? La richiesta? Ma l'Aquila è stata ufficializzata la richiesta da parte di un... Pierpaolo Pietrucci. Pierpaolo Pietrucci, che è un esimio rappresentante della regione. Domani vedrò e sentirò il patron del Giro insieme a Paolo Bellino su questo ricevimento di questa richiesta. Io con lui già ne avevo parlato e avevo chiesto che nel 2019, a 10 anni di distanza della tragedia... A che ora sarei premiato domani? Ma non so, inizia verso le 7 la cerimonia. Ci ho parlato oggi, mi ha detto che lui partiva domani mattina, poi giustamente si fermerà a Sulmona e ripartirà sabato mattina per andare a camminare l'italiano. Mauro Vegni. Verrà con la sua signora.
Una scelta fatta da questo gruppo di persone di Pratola capeggiate da Ennio Bellucci, hanno voluto premiare. Ma lo porti o no al giro all'Aquila? Ma io lo voglio portare, anche perché io sono abruzzese, voglio che il giro, Arrivo, partenza? non lo so, dipende pure da come verrà strutturato il Giro d'Italia il prossimo. Io ti posso dire, perché io dovrei andare a Milano e voglio che tu venga con me a Milano a metà luglio, così ti rendi conto, tu entrando nella stanza del direttore, c'è la cartina dell'Italia con delle puntine rosse, bianche e verdi. E sono le varie città o paesi o Io luoghi. volevo chiedere a Maurizio Prego. se sapeva qualcosa di una tappa in Abruzzo della Tirrenia Adriatico. Ci sono state delle richieste, però il problema, come mi diceva Stefano all'occhio, che loro Un contratto per altri 2 anni con le Marche. hanno formalizzato un contratto con la costa tirrenica per quanto concerne la zona di partenza e poi hanno un problema con un contratto con le Marche. Ti posso garantire che c'è un famoso comune del Lazio che ha soldi pronti e tutto, mi ha contattato, io ne ho parlato con Allocchi, è difficile fare salire, poi riscendere, poi risalire, poi riscendere. Potrebbe essere un luogo di arrivo-partenza, la zona teramana, nelle vicinanze di. Chi è che ha richiesto la tappa, Alessandro? Dobbiamo chiudere. No, Chi è che ha richiesto la tappa? rumors, Mauri, rumors. chiedi a Ma Mister. rumors, si parla di Notaresco, di qualche A altra posto. parte. Notaresco, Ci vediamo Notaresco. a marzo a Notaresco con la Tirreno Adriatico. Noi ci fermiamo qui con Bici Monamur, No, l'appuntamento che al. poi la cosa bella, sai qual è? Che le cose le vogliono fare di nascosto, però poi le vengo a sapere prima che nascono. Di conseguenza abbiate il buon senso di dire scusa che potremmo parlare Sono stato bravo in tramite questo te. io. Sì, sei stato Ci bravissimo. vediamo la settimana prossima, grazie a Diego Martelli che ci ha promesso 5 ore in bici con 5.000 metri di dislivello, grazie a Danilo Cinquino che farà la stessa cosa in regia, grazie ad Alessandro Spezialetti, complimenti ad Antonello Tirabassi, Grazie, grazie. buona serata. Vito Alessandro, in bocca al lupo per il proseguo della stagione, mi raccomando, Ivan credimi. Sosa deve fare il giro l'anno prossimo. Sicuramente lo farà in magliandroni. Noi ci salutiamo con l'aforisma che ha raccontato per noi Anna Di Giorgio come consuetudine in chiusura di trasmissione. Buonanotte, ciao! Merckx era talmente forte che quando tirava per stargli a ruota dovevamo darci i cambi.